rigetta i ricorsi di Agrama Frank, Galetto Gabriella Lorenzano Daniele, che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Berlusconi Silvio, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea per anni 5 dai pubblici uffici, per violazione dell'articolo 12,2 decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74, e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano perché rideterminino la pena accessoria nei limiti temporali fissati dal citato articolo 12. Ai sensi dell'articolo 133 Codice Penale, valutazione non consentita alla Corte di legittimità. Rigetta nel resto il ricorso del Berlusconi, nei cui confronti dichiara, ai sensi dell'articolo 624,2 Codice Procedura Penale, irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata. All'indomani della sentenza della Cassazione, come il PDL, il Popolo della Libertà, commenta quali saranno le prossime mosse del partito? Beh, indubbiamente c'è sbigottimento per l'assurdità della situazione in essere. Nel mentre a Siena l'acquisto dell'Antonveneta sovravvalutata per 2 miliardi di euro viene chiusa come un atto normale di attività finanziaria senza che si possa ipotizzare che su questi 2 miliardi di sopravvalutazione non ci sia stato nessun coinvolgimento di strutture, di soggetti terzi, si va a una condanna così violenta e così netta per un uomo che, come ha detto ieri sera il presidente Berlusconi, ha versato nel cassetto stato centinaia di milioni di tasse, ha dato lavoro a migliaia e migliaia di persone, ha costituito un capisaldo dell'economia nazionale. Oggi pomeriggio alle 5 avremo una riunione con il presidente Berlusconi a gruppi congiunti Camera e Senato. Il momento sicuramente è estremamente delicato e conseguentemente le riflessioni vanno fatte con ponderatezza e con l'assoluta certezza che, al di là di questa sentenza, oggi più che mai il centrodestra si deve necessariamente stringere intorno al presidente Berlusconi e valutare con serenità però anche le ricadute per una nazione che si trova in un momento di così grande difficoltà economica e sociale, e queste situazioni certamente non le favoriscono, anzi le peggiorano. In tutto questo c'è una guerra intestina del Partito Democratico che da una parte utilizza le sentenze per cercare di scalfire un avversario politico che attraverso il consenso non riesce a battere, dall'altra specula su delle vicende incurante della necessità di questo governo di provare a dare delle risposte concrete alle esigenze del Paese.